capire come si accende. Magari leggo il menu delle istruzioni. No ragazzi, lo sto finendo di scaricato. Cioè, è una roba potentissima. Oh gente, salve a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Lo sentite questo odore? Questo odore di atmosfera natalizia? Ovviamente no, perché questo è un video e non si riesce a percepire l'olfatto. Ma a parte questo inizio ridicolo di questo video, a Natale si fanno un sacco di regali, quindi io me ne sono fatti un sacco e adesso andiamo a fare qualche unboxino. Se invece siete ritardatari come me e siete alla ricerca di regali last minute, vi metto qua sopra un link dove troverete 5 regali che io vi consiglio per amici ciclisti. Quindi guardate il video, lo metto qua. No, non mi ricordo mai se si fa qua così. Comunque andiamo avanti e iniziamo con gli unboxing. Il primo paccone è gigante e viene da Ridewheel, dove io compro tutte le mie cose per la bici. Ridewheel non mi sponsorizza per fare questo video, purtroppo. Ridewheel, pensaci, perché io compro sempre tutto da te. Interessante. Ed è pieno di roba, no, in realtà c'è pochissima roba, solo che la cosa che occupa più spazio sono queste. Sono i due nuovi copertoni della Kenda, perché io tra 2 giorni, nel momento in cui sto filmando questo video, partirò per un nuovo viaggio e non vi dico dove vado, perché dovrete scoprirlo seguendo le mie storie su Instagram. E visto che il viaggio sarà più lungo di 1000 km, io spero reggano. Sì, ne avevo prese 4. Eccolo qua, queste sono 4 camere d'aria della Kenda. Io prendo sempre queste, ormai da quando ho comprato questa bici sarò arrivato almeno a 20 camere d'aria. Ho preso anche 2 manopole in pelle o simili pelle. Ci vorrà un sacco montare, io odio montare le monopole, perché devi stare a... Vabbè, capito, questo è il movimento che si fa quando si monta le manopole, insomma. E the last but not least, ho dovuto prendere un freno nuovo. Ebbene sì, quelli che avevo io avevano le viti spanate e quindi stanno diventando inutilizzabili, nel senso che non riesco a stringerli più sul manubrio. E io comunque, anche se vado in scatto fisso, potrei frenare con la pedalata, è vero, però preferisco, per sicurezza mia personale, avere sempre un freno. E quindi ho deciso di comprarli completamente nuovi. Tra l'altro, come vedete, io ho dei manubri un po' particolari, perché questi hanno le manopole che vanno verso l'interno e non come i classici freni, ovvero verso l'esterno. Vabbè, insomma, metto una foto così capite subito di cosa sto parlando. Altro pacchettino che arriva, pensate un po', proprio qua dall'Inghilterra, e me l'ha mandato un'azienda che si chiama Hornet e fa una cosa un po' particolare. Io, tenetevi forte, io non ho mai visto un oggettino come questo. Che cos'è? È di fatto una luce e un clacson per bici. Gli ho chiesto di provarlo perché è una cosa molto particolare e abbina 2 cose molto utili nello spazio di uno, ovvero la luce, che quando andate in bici, soprattutto in questi giorni d'inverno, serve tantissimo, e un modo per avvisare la gente che state arrivando, quindi una sorta di clacson. Tra l'altro molto rumoroso, perché qua c'è scritto che arriva fino a 120 decibel, che non è malaccio come rumore, quindi dovrei essere, oltre che visto, anche sentito. Batteria da 1200 mAh, ricaricabile con la USB. Insomma, adesso vado a provarlo e poi vi dirò in una recensione a parte che cosa ne penso. Una volta non più facile da aprire. Ah, ok. Bene, sono arrivate le 2 bandiere che metterò sulla mia bicicletta per il prossimo viaggio che farò. Comunque, bandiera dell'Europa e bandiera dell'Italia. 5 euro l'una per un pezzettino di stoffa e una stanghetta di plastica. Molto bene. Signori, nuovo giorno, nuovo unboxing. Siamo sotto Natale e mi stanno arrivando 1,5 miliardi di pacchi. Ciao carbone. Ok, questo è la luce che mi ha mandato la Ravelman, che è un'azienda che fabbrica luci pensate appositamente per l'utilizzo sulla bici, cioè quindi non torce che si mettono sulla bici e quindi possono illuminare, ma questa torcia è potentissima e tra l'altro ha anche tipo 5000 mAh. Eccola qua, resistente all'acqua e si può immergere fino a 2 metri per 30 minuti, cioè una roba... Ok, è immortale praticamente. Batteria da 5200 mAh e pesa 200 grammi, quindi è praticamente un power bank addizionale. Questo in particolare è il modello PR900, vi metto il link qua sotto in descrizione, ed è pensato apposta per le biciclette. Cavettino di ricarica USB, c'è altro. Ah sì, ovviamente l'attacco al manubrio. Adesso la monto. Ho perso qualcosa. Capire come si accende, magari leggo il menu delle... Oh cazzo! No ragazzi, lo sto finendo di scaricato. Cioè, è una roba potentissima. Wow. Ok, bene, nel frattempo smetto di giocarci e soprattutto di accecarmi. La vado a montare, la provo e poi vi dico che cosa ne penso. Per adesso, a
me sembra potentissima. Non so, vedremo. E ultimo pacco, non del video ma della giornata per me, perché adesso vado a dormire, sono stanchissimo. Ragazzi di BRN mi hanno mandato i prodotti della loro nuova divisione, che è BRN Food, che è pensata per pensare alla nutrizione dell'atleta. Quindi loro mi hanno fornito un sacco di barrette energetiche che mi porterò nel mio prossimo viaggio, perché gli ho detto che sarà abbastanza impegnativo. Non vi dico dov'è il viaggio, che è un segreto, dovete seguirmi su Instagram e vedere le storie per scoprirlo. Quindi ho visto già la scatola. Ok, queste sono le brochurine, ma a me interessano invece queste, ragazzi. Le barrette ce ne sono di tutti i gusti, queste sono al cocco, al cacao, poi abbiamo all'arancia, all'albicocca, io adoro le albicocche, poi abbiamo la canapa. Ce ne sono di tantissimi gusti, vedo anche i frutti rossi che io adoro. Ho già avuto modo di provare queste barrette al BRN Day, ho provato dei piccoli assaggini e wow, devo dire che sono veramente di alta qualità. Sto dando anche un'occhiata al fascicolo che dice che queste barrette sono 100% vegetali, quindi stiamo parlando di prodotti di alta qualità e soprattutto anche made in Italy, quindi sono doppiamente, triplamente, quadriplicamente buoni. Comunque, provare per credere, vi lascio il sito di BRN Food qua in descrizione e andate a darci un'occhiata, perché secondo me, a parte che il sito è fatto davvero molto bene, sto diventando un cultore, perché lo sapete ormai che ho aperto un nuovo sito, quindi sto diventando esperto. Stavo dicendo che non vedo anche l'ora di provarle, perché tra poco si parte e avrò bisogno di tanta tanta energia. Quindi a questo punto, ragazzi, ci rivediamo su Instagram. Sono anche vegan friendly, per quelli che fossero interessati. Ultimo unboxing di questo video è il 24, cioè il giorno in cui è uscito questo video. Sono le 9 di mattina e finalmente, ragazzi, è stato un sollievo ricevere questa spedizione. Che cosa c'è dentro? Apriamola così lo scoprite. Veramente dalla Germania, poi fino a Napoli. Mi ha fatto penare, però alla fine è ben imballato in carta di giornale. Vabbè, lasciamo stare e andiamo a vedere che non ci sia il solito mattone. Invece no, c'è proprio lui, c'è il Pocophone, che è il mio nuovo smartphone. Ebbene sì, dopo ormai 2 anni e mezzo di militanza, di foto, video, stories, è arrivato il momento di pensionare il mio P9 Lite, che ancora funziona bene, ancora fa belle foto. Però ho due problemi evidenti che mi hanno fatto decidere di cambiarlo. Uno è la memoria, ha solo 16 GB di memoria interna, e vuol dire che ogni tot devo fermarmi, svuotarlo, non posso fare troppo storie perché sennò si intasa. E il secondo problema è, diciamo, uscito recentemente, del GPS. Non funziona bene la localizzazione GPS, e siccome io lo utilizzo molto nella vita di tutti i giorni, soprattutto quando viaggio, ho bisogno di avere una localizzazione più precisa possibile, o che perlomeno funzioni. Qua Google Maps non funziona quasi più, perde il segnale, mi perdo, non segue la navigazione, insomma. Mi spiace, solo per queste due ragioni l'ho dovuto cambiare. Io ancora lo consiglio, penso che sia ancora un best buy, anche adesso quando sono quasi 3 anni che è uscito. Però bando ai sentimentalismi, ciao P9 Lite, rimarrai nella storia, perché dovete sapere che tantissimi video che ci sono qua sul canale sono stati filmati con questo telefono, che mi ha accompagnato per davvero tanti anni e tanti chilometri fatti in bicicletta. Quindi sei stato un ottimo smartphone, però adesso è arrivato il momento del pensionamento e passiamo al Pocophone. Non so se ve lo ricordate, però io in realtà il Pocophone già lo conosco, perché sono comparso all'interno di un video di Andrea Galeazzi quando lui di fatto è andato a Parigi a vedere l'anteprima di questo telefono, che aveva suscitato molto interesse e curiosità. Quel giorno ero appena arrivato a Parigi dopo 1700 km, ho contattato Andrea, gli ho detto vediamoci, e quindi niente, sono finito in un play di questo smartphone. Quella è stata una delle più grandi emozioni del 2018, forse, finire in un video di Andrea Galeazzi sul suo canale. Cioè wow, ragazzi, proprio sono volato nella ionosfera. E andiamo ad unboxarlo. Olè. Bello giallino, tra l'altro. Però, sempre a proposito di Andrea Galeazzi, ho imparato che questa non è la posizione migliore per unboxarlo, quindi ci spostiamo lì sul tavolo. Quindi spostiamo le ultime cose e procediamo con l'unboxing vero e proprio. Ok, qua sopra c'è il manualetto. Ah, ok, anche la coverina in plastica. Carina, però io in realtà ne ho già comprata un'altra. E questo, ragazzi, è il Pocophone. Se riesco a farlo uscire. Ok, ho dovuto fare un movimento, un colpo un po' brusco, però questo è il Pocophone e devo dire che non è davvero niente male. Me lo ricordavo bene a Parigi, ho preso la stessa colorazione che aveva Andrea quel giorno. Ok, poi dentro in realtà non c'è granché. C'è un cavetto USB
B tipo C, sì, è giusto così. Qua c'è la graffettina per togliere la micro SD e la SIM card. Ok, insomma, ragazzi. Ok, direi per adesso di fermarci qua. Io comunque non sono un recensore di smartphone, ma vi farò sapere che cosa ne penso dopo questi giorni di viaggio e un po' di giorni di utilizzo. Anche perché io ho bisogno, quando viaggio, sicuramente di un telefono resistente, efficiente, che non consumi la batteria subito, che faccia delle belle foto e che in qualche modo sia anche performante. Quindi io mi baserò su questi parametri per recensire uno smartphone. Se siete invece degli utilizzatori normali, vi lascio qua in descrizione la recensione di Andrea Galeazzi, oltre al play che ho fatto con lui a Parigi. Ok ragazzi, dovete scusarmi, io non sto più nella pelle, anche perché dopo 2 anni e mezzo di P9 Lite cambiare smartphone ci sta, è veramente Natale, oggi è il 24. Seguitemi su Instagram, sul blog, insomma vi lascio qua sotto tutto in descrizione, come anche tutti i link dei prodotti che avete visto fino adesso. E io vado, che a Natale sembrano tutti impazziti e ci sono sempre 3 miliardi di cose da fare. Quindi ragazzi, al prossimo video, ciao!